fa Iuri? Ma un 3-0 che non ammette nessun tipo di nervi, oggi c'è stato gioco, molti sono arrivati in tutta gli altri campi, però che debba pensare a chi esatto, questo... Sì, è vero, questo, chiaramente oggi è una domenica che ci fa anche morale, perché comunque recuperare punti sulla prima, due sulla seconda, anche in previsione playoff, è una domenica per noi importante. Ripeto, noi la Polpelli l'avremo qui in due minuti, quindi potenzialmente potremmo essere a tre punti, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e basta, recuperare la condizione fisica ottimale, perché stiamo un po' crescendo ora sotto il discorso fisico, e recuperata quella penso ce la possiamo giocare con tutti. Dicevo prima in telecronaca che era la mia supposizione, siccome Mister Bonese ha lavorato molto, ha fatto dei lavori particolarmente pesanti e poi un po' di brillantezza sui fine settimana, magari domenica scorsa questo ti ha pagato questo, il lavoro fatto per avere più minutaggio nel corso della partita. Sì, sicuramente sì, perché secondo il Mister ha detto che la squadra a livello fisico era un po' carente. Quindi lui ha lavorato molto anche sul piano fisico, sul piano atletico. E oggi, se, diciamo che la prima partita che è venuto il Mister si è corso 25 minuti, se non so se ve lo ricordate. Certo. A San Castel Fiorentino domenica al primo tempo abbiamo giocato discretamente, potevamo andare in vantaggio. E oggi abbiamo corso già per 60-70 minuti, e questo è un segnale positivo, insomma. Direi bene anche tutti, al di là del modulo adottato, io continuo a vedere un po' lontano dalla porta un giocatore come Pernizzi, un po' sacrificato Berretti, però quando ci sono i risultati credo che conti sono anche quali. Sì, vabbè, Berretti si è sacrificato, però oggi ha fatto una buona partita, ha lottato, ha corso, ha dato qualche bel pallone, ha fatto il gol, quindi oggi Berretti sicuramente ha fatto un'ottima partita. Pernizzi deve recuperare la forma fisica, perché si vede che non è il giocatore che conosciamo, però tanto la forma fisica la recuperi giocando, questo è da tenuto in campo, mi sembra 80 minuti, quindi va bene così. Un'ultima cosa, in chiave Coppa Italia, se ci sono novità sul fronte della Folgore Rubiera, perché so che avete chiesto di poter giocare, andrà per posticipare. Sì, noi credo abbiamo chiesto di poter giocare alle 18, non so ora se loro accetteranno, la federazione confermerà il tutto e vediamo un po'. Grazie.